Ciao, sono Anna e se anche a te ogni tanto dicono che rompi le scatole, ho la soluzione. Ne pieghiamo una insieme. Oggi ti mostro i passaggi della masu rettangolare, non la solita scatola. Infatti a me piace molto proprio per le sue proporzioni. Nei passaggi di questo origami fai attenzione ai pinch, ovvero quando piego la carta soltanto per un tratto. Questo ci consente di avere un origami più pulito e senza inutili pieghe in evidenza. Iniziamo! Thank you.
fare questo origami ti serve la carta quadrata di almeno 70 grammi. Puoi usarne una anche di peso maggiore e ti verrà una scatola davvero resistente. Se vuoi fare scatola e coperchio, cioè base e coperchio, ricordati di togliere al quadrato della base qualche millimetro. In questo modo si incastrerà facilmente con il coperchio. Ti invito ad iscriverti al canale se non l'avessi ancora fatto. Attiva la campanella per non perderti nuovi video. E ti è piaciuta la maso rettangolare? Spero di sì. Scrivimelo nei commenti. Grazie di aver fatto origami con me.